Sono qui con Manuela Tulli, autrice insieme a, pa a padre Pavel Andrenik del libro Uccisero anche i bambini, gli Ulma, la famiglia martire che aiutò gli ebrei, pubblicato dall'edizione Ares. Benvenuta. Grazie, grazie dell'invito. Manuela è giornalista dell'agenzia ANSA, mentre Pavel Andrenik è responsabile della sezione polacca di Radio Vaticana, Vatican News. Sterminati per aver nascosto 8 ebrei nel 1944, il 10 settembre 2023 verrà beatificata un'intera famiglia polacca, gli Ulma. Prima di tutto volevo chiederti di raccontarci brevemente la storia di questa famiglia. Allora, gli Ulma sono una famiglia normalissima, una giovane famiglia, padre, madre, cioè Joseph e Vittoria, che hanno avuto in pochi anni sei bambini e ne aspettavano un settimo. Vivevano in un villaggio nel sud-est della Polonia, quasi al confine con l'Ucraina, Markova. Facevano una vita molto, molto normale. Papà era agricoltore, impegnato anche nell'attività sociale, anche nell'attività della parrocchia. La mamma si occupava essenzialmente della casa e dei bambini, non perché lei stessa aveva, per esempio, frequentato l'università popolare, conosceva le lingue, per esempio, conosceva il tedesco, però è chiaro che con l'arrivo di tutti questi bambini si occupava della famiglia. Si trovano in piena seconda guerra mondiale. La Polonia è stata il paese che ha subito l'invasione immediatamente, i nazisti in casa. Markova anche è stata interessata dall'occupazione nazista. Vigeva una legge che non so se ha simili in altri paesi, ovvero sia subito fu imposto di non aiutare la popolazione ebraica. Popolazione ebraica che faceva parte del tessuto sociale, cioè non parliamo di immigrati, cioè erano cittadini di Markova, di Nankoud, dei dintorni, amici, compagni di lavoro. E fu imposta la pena di morte a chiunque aiutava gli ebrei, a chi li ospitava, a chi li trasportava. Diciamo che in questo modo i nazisti cercavano di fare terra bruciata e si avvalsero di anche di una milizia locale, la cosiddetta Polizia Blu, che erano, diciamo, collaboratori dei nazisti. Conducevano una vita normale, tra l'altro pensavano anche al futuro dei loro bambini, avevano comprato un terreno nelle vicinanze che poi, diciamo, incredibilmente oggi è situato vicino a Leopoli, quindi in Ucraina, perché volevano costruire una casa più grande, volevano avere più terreno. Proprio per dare un migliore futuro ai bambini. Poi va bene, Joseph era un po' geniale, sperimentava nuove coltivazioni. Era un fotografo dilettante chiaramente. Diciamo che ecco, lui veramente era poliedrico, faceva 3.000 cose, però essenzialmente è una famiglia come tante ce n'erano nel 44, quando arrivò no, quando, negli anni 40, quando arrivò la guerra in Europa. E perché parliamo di loro? Perché a un certo punto, 8 ebrei, diciamo di due famiglie diverse, chiedono loro aiuto, e loro decidono di non voltarsi dall'altra parte. Accolgono nella loro casa queste 8 persone per un anno e mezzo, una piccola casa, tra l'altro, una casa formata di due stanze al piano terra e di una soffitta, e vi convivono con loro per tanti mesi. Fino a quando forse una relazione, forse anche sospetto, perché è chiaro che Victoria faceva una spesa esagerata rispetto alla composizione della sua famiglia, o forse perché qualcuno andò a casa degli Ulma per chiedere delle fotografie, visto che il papà era il fotografo del villaggio. Fatto sta che il 24 marzo del 44 un comando formato da nazisti, aiutati dalla cosiddetta Polizia Blu, cioè i collaborazionisti locali, circondò questo casolare di campagna, questo piccolo casolare di campagna, e uccise tutte le persone nel giro di pochi minuti, prima gli 8 ebrei, poi il papà e la mamma. E poi si ritrovano questi bambini che urlavano, che hanno visto con i loro occhi che venivano uccisi i genitori.
lì qualcuno chiese che facciamo dei bambini e il capo del comando disse uccidete anche i bambini. E noi siamo partiti da là per raccontare questa storia, di qui il titolo, proprio per spiegare gli orrori della guerra fino a che punto arrivano. Volevo chiederti come hai conosciuto questa storia e perché e cosa ti ha spinto a raccontarla in un libro. Allora, io ho conosciuto questa storia per caso e quello che racconto anche nel libro, che non è una storia che ho cercato io, ma è come se questa storia avesse cercato me, perché io in realtà l'ho conosciuta alla fine dello scorso anno, mentre facevo un viaggio in Ucraina per coprire la guerra per l'ANSA e sono passata per la diocesi di Shemshin, lì da dove partono i treni per Kiev e lì dove sono arrivati milioni di profughi. Sicuramente l'avete vista tutti in televisione, quella bella stazione un po' retrò con i lampadari dove arrivava la gente che scappava dalla guerra, soprattutto mamme e bambini. Ebbene, lì prima di partire con un gruppo di giornalisti per le zone più calde del conflitto, abbiamo conosciuto la chiesa locale, la chiesa polacca che aveva ospitato questi ucraini. E a farci da interprete era Don Witold Burda, un sacerdote polacco che conosce molto bene l'italiano e che era lì praticamente per spiegarci cosa aveva fatto la Caritas nei mesi della guerra. Poi, diciamo, prima di salutarci, ci ha dato un libro di fotografie, un libro in polacco con tante fotografie. E lì ci ha detto: questa è la storia degli Ulma, io sono il postulatore per la loro causa di beatificazione. Se potete dedicare del tempo anche a loro, ve ne sarei grato. Diciamo che io l'ho trovata una richiesta lì per lì un pochino incomprensibile, no? Noi andavamo a coprire una guerra e a coprire l'assistenza che i polacchi stavano facendo agli ucraini, cioè non c'entrava niente con quel viaggio. Ho messo il libro nel trolley e ho continuato a fare il mio lavoro. Sono stata a Kiev, a Kharkiv, a Kherson. E al ritorno, per uno di quei disegni che uno non sa bene, torno in sala stampa perché io faccio la vaticanista. E il 17 dicembre Papa Francesco decide di beatificare questa famiglia. Quindi recupero quel libro in polacco, per me è una lingua incomprensibile. Ho scritto un libro su una famiglia polacca, grazie al sacerdote che diciamo che mi ha aiutato. Però era piena di queste foto. Mi sono incuriosita, sono entrata in punta di piedi a casa di questa gente, proprio guardando le foto, rimirandole, il matrimonio, i bambini, le feste, i momenti di lavoro, mentre stendevano i panni, mentre aiutavano i piccoli a fare i compiti. E lì ho capito che c'era qualcosa di straordinario, no? Perché era una famiglia ordinaria, totalmente ordinaria, che però ha compiuto questo gesto eroico, cioè aprire le porte di casa sapendo che poteva rischiare la vita e che la rischiavano anche i piccoli. E da lì poi, appunto, volevo saperne di più. Ho visto che in Italia non conoscevamo questa famiglia, anzi, ne eravate occupati quasi esclusivamente voi, e poi c'era qualche articolo perché c'era stata una mostra all'Urbaniana, diciamo piccole cose, e quindi ho chiesto ad Padre Rite Andriani, che oltre a essere diciamo sacerdote polacco, vice rettore dell'Università di Lublino, anche un caro amico, un poliglotta, sa 8 lingue, quindi anche l'italiano, ho detto: ti prego, aiutami a conoscere meglio questa famiglia. Mi hanno dato molto materiale in inglese, altre fotografie. E di lì poi è nata l'idea di far conoscere in Italia questa storia. Come detto all'inizio, il 10 settembre 2023, questa intera famiglia verrà beatificata, quindi genitori e figli, compresa la creatura portata in grembo dalla mamma, e il Cardinal Semeraro scrive, penso per un caso simile a quello dei santi innocenti. Volevo chiederti cosa ha di tanto eccezionale la beatificazione di questo nucleo familiare in particolare? Allora, nell'epoca, diciamo, moderna, quella con le attuali procedure con le quali vengono stabilite le beatificazioni e le canonizzazioni, è il primo caso in assoluto. Dico in epoca moderna, ma forse per risalire a un caso simile bisogna tornare ai primi martiri, diciamo che non ne abbiamo neanche conoscenza di chi sono queste intere famiglie, no?
diciamo subito dopo la vita di Gesù, ma non c'è mai stata nella storia della Chiesa di fatto una beatificazione con tutti i componenti della famiglia, cioè ci sono casi, mi viene in mente quello di Santa Teresina di Lisieux, lei è diventata santa. In un momento successivo si è iniziato un processo di beatificazione e canonizzazione per i genitori e poi è stato portato avanti e è andato a fine. Ma non sono stati canonizzati tutti insieme. Qui abbiamo una famiglia di 9 persone che il 10 settembre saliranno all'onore degli Come altari. Il cardinal Semeraro, che è il prefetto del dicastero della Causa dei Santi, l'ha definita la dimensione comunitaria della santità. Cioè, è una cosa un po' nuova, no? Nella storia della Chiesa, e chissà, insomma, questi potranno fare da apripista. E poi un'altra novità, per la prima volta nella storia della Chiesa, viene beatificato e dichiarato martire un bambino che era nel grembo della mamma. Diciamo che per lo shock di quel momento, Vittoria ha cominciato a partorire, perché quando sono poi stati riesumati i corpi che erano stati sepolti in sottoterra in fretta davanti ai nazisti, ma poi qualche giorno dopo gli amici andarono a recuperare questi corpi per metterli in delle bare, trovarono la testolina di questa creatura. Non sappiamo se è maschio o femmina, non ha un nome, che però stava, diciamo, uscendo dal grembo della mamma. Quindi non ha un nome, non sappiamo neanche che sesso abbia, e non era battezzata. Però la congregazione, il Dicastero delle Cause dei Santi ha deciso che quel bambino ha ricevuto il battesimo del sangue, un po' come era accaduto appunto ai santi innocenti, quelli uccisi da Erode. E quindi è, diciamo, una beatificazione un po' da record, ed è da record anche l'interesse, la devozione. Proprio oggi sfogliavo un po' i siti che stanno in Polonia, si stanno occupando di questa beatificazione. Ad oggi è prevista la presenza di 36.000 persone. Ricordiamo che Markova era ed è tuttora un villaggio di 4.000 persone, quindi diventerà 10 volte più grande. Non so, ci sono decine di vescovi e cardinali, 800 sacerdoti. Una devozione incredibile che io voglio azzardare una previsione, diciamo, sarà pari a quella che c'è in Polonia per Giovanni Paolo II, per Padre Kolbe, per Sor Faustina. Diciamo che gli Ulma, potranno raggiungere quei livelli. Padre François-Marie Lethel, consultore del Dicastero delle Cause dei Santi, ha scritto sull'Osservatore Romano che quella della famiglia Ulma è un martirio ebraico-cristiano. Perché è importante questa sottolineatura? È importantissima, perché questo, diciamo, suggella l'amicizia che c'è stata in quegli anni tra molti cristiani ed ebrei. Allora, secondo le fonti che abbiamo consultato per fare questo libro, sono stati circa 1.200 i polacchi cristiani che hanno perso la vita appunto per aiutare o per ospitare, per nascondere degli ebrei. Diciamo, noi non vogliamo dare un giudizio storico, noi abbiamo soltanto voluto riportare dei fatti, però è evidente che la storia degli Ulma, come quella di altri abitanti di Markova, che sono stati, tra virgolette, più fortunati, no? Ce l'hanno fatta a proteggere i loro ospiti ebrei, sono sopravvissuti e hanno potuto poi raccontare quegli anni. Diciamo, volevamo un po' anche dare una voce diversa a quella che spesso considera i polacchi come collaborazionisti del regime nazista. Sono stati uccisi tantissimi sacerdoti, suore, perché anche nei conventi si ospitavano gli ebrei, famiglie semplici come quella degli Ulma. Non so dov'è la verità, diciamo, no? Anche da un punto di vista delle proporzioni, noi riportiamo dei fatti, però certo volevamo anche dare questa immagine. Infatti ci saranno tanti ebrei alla beatificazione e ricordiamo che tra l'altro la famiglia Ulma, prima di essere considerata beata dalla Chiesa,
è da molti anni giusta tra le nazioni, che è l'onorificenza più grande che lo Stato di Israele può, che dà alle persone non ebree. Ringrazio Manuela per la disponibilità, per il lavoro che avete fatto, meraviglioso. E come già accennato prima, segnalo che è presente sul canale YouTube Sacre Questioni la registrazione di quella diretta del 2021 con Don Vitold Burta, che ricordiamo che è il postulatore della causa di beatificazione della Fagnurma, quindi appunto invito tutti ad andarla a riprendere. E ringrazio anche Manuela e padre Powell che hanno utilizzato e citato nel libro appunto quella diretta per la scrittura appunto del testo che abbiamo presentato oggi. Ancora grazie veramente tantissimo, sono super contento del lavoro che avete fatto e di questa Grazie a voi, possibilità. Grazie. grazie a voi perché ci avete dato anche i primi elementi per cominciare a costruire questa storia. Grazie.